Ladies and gentlemen, is coming up the rock band history. The history of the rock bands that made rock very great in the ages. With Gianluca, and I'm talking about it. And we are talking about the Def Leppard. Cari amici, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con The Rock Band History, qui con il vostro Gianluca, che vi parla appunto della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Siamo giunti alla 63esima puntata, veramente la 63esima dall'inizio di questa avventura dall'anno scorso, dal 2012, e la 17esima invece di questo secondo anno, la seconda stagione che va in onda The Rock Band History, sempre qui su Saius Web Radio, in Saius Web Network. Ci trovate nel nostro sito www.saiuswebnetwork.it e ci potrete sempre scrivere anche alle caselle di posta elettronica info@saius.com, alla mia di Gianluca se volete contattarmi, gianluca@saius.com, e a quella di Luca con luca@saius.com. Naturalmente, per qualsiasi cosa voi abbiate bisogno, nel senso per contattarci, per farvi promozione, per promuovervi, utilizzando gli spazi che Saius ha e dà a disposizione a tutti davvero, specie per le puntate delle nostre trasmissioni dei lunedì sera con ospiti, artisti, band e quant'altro, quindi contattateci pure. Riprendiamo con la storia dei Def Leppard, questo gruppo da cui stiamo parlando dalla precedente puntata. Abbiamo lasciato altri gruppi in tutti questi mesi e naturalmente sempre tutti gruppi strepitosi, tra l'altro britannici. Mi spiace se cado sempre nella grande vecchia Inghilterra, a me anche molto cara, specie culturalmente, per la musica ovviamente che ci offre davvero tantissimo. E quindi dei Def Leppard eravamo arrivati nella precedente puntata alla fine degli anni 70, quindi all'inizio del successo per appunto questo gruppo, naturalmente specializzato un po' in hard rock, un po' heavy metal, però quell'hard rock molto anche melodico per certi aspetti. E il successo arriva il 14 marzo del 1980, quando fu pubblicato l'album d'esordio del gruppo Def Leppard, appunto, intitolato On Through the Night. Album che ebbe un ottimo successo nel Regno Unito, naturalmente, nella Gran Bretagna, arrivando alla posizione numero 15 degli album più venduti dell'epoca, e con il quale il gruppo tentò anche di sfondare negli Stati Uniti, negli USA. Basti ascoltare la canzone Hello America o notare che dopo la pubblicazione dell'album i Leppard si gettarono in una serie di tour promozionali soprattutto negli States, aprendo concerti di Pat Travers, degli AC/DC stessi di cui abbiamo parlato proprio prima del Def Leppard nelle precedenti e ultime puntate, e di Tegnati. E per produrre il secondo album i componenti assoldarono Robert Lange, forte del lavoro con gli AC/DC. Vedete che come sempre tutto è un po' correlato e collegato tra di loro, queste grandi rock band di cui parliamo e abbiamo parlato e parleremo ancora. E da questa collaborazione nacque High and Dry, pubblicato l'11 luglio del 1981, quindi dopo un anno dalla prima pubblicazione, poco più di un anno dalla pubblicazione del primo album. E nonostante il meticoloso lavoro che naturalmente fecero e che naturalmente Lange aveva aiutato molto i Def Leppard a sviluppare il proprio sound, l'album purtroppo non ottenne vendite eccezionali, ma il video Bringing On the Heartbreak fu uno dei videoclip heavy metal più trasmessi in assoluto su MTV. In questo stesso periodo lo storico chitarrista Pete Willis fu cacciato a causa di un eccessivo abuso di alcol, come purtroppo spesso accade e accadde in quegli anni, in quell'epoca anche, in vari gruppi, alcol e droga soprattutto, e venne sostituito da Phil Collins. Con questa formazione il gruppo si mise al lavoro per Pyromania, il terzo album pubblicato il 20 gennaio del 1983, sempre prodotto dallo stesso Lange. L'album, capitanato dal singolo Photograph, ebbe ovunque un grandissimo successo e portò così il singolo a scalzare Beat It di Michael Jackson, pensato un po' all'epoca, al primo posto tra i video più trasmessi sempre da MTV. Entro il 1983 Pyromania, o Pyromania come volete dire, che ne sento di tutti i colori, arrivò a raggiungere i 6 milioni di copie vendute grazie anche ad altri singoli trainanti come Rock of Ages, veramente famoso, e Fule, e quell'anno, scusate la mia citazione canora, naturalmente di bassa lega, e quell'anno fu seconda alle vendite solo a Thriller, sempre di Michael Jackson.
e durante la tournée promozionale di Pearlmania i Def Leppard aprirono a Billy Squire e conclusero la serie di concerti con il ruolo di headliner al Jack Murphy Stadium di San Diego. In questo periodo i Leppard erano popolarissimi negli Stati Uniti a livello di gruppi come i Rolling Stones, gli stessi AC/DC, ma paradossalmente lo erano ancor poco nel loro paese natio, come spesso accadde e accade, e appunto in Gran Bretagna. E fu solo l'album successivo che li avrebbe poi così consegnati alla storia come una delle rock band più famose di tutti i tempi. E nel febbraio, quindi arriviamo, del 1984, la band si spostò, sentite che dizione perfetta, a Dublino per realizzare il seguito dell'album precedente. E quindi vollero inizialmente partecipare alle sessioni tutti quanti, anche i produttori, alla stesura delle canzoni, lo stesso Lange, ma poi rinunciò dedicandosi esclusivamente alla produzione, perché si era un po' spossato e stancato del continuo lavoro produttivo, musicale e promozionale nelle tournée e per il gruppo stesso, e al suo posto il gruppo si avvalse della collaborazione di Jim Steinman. Ma il 31 dicembre del 1984 Rick Allen subì un gravissimo incidente d'auto che costrinse così i Def Leppard a fermare ogni lavoro in corso per la realizzazione appunto di questo nuovo disco. E disgraziatamente, in seguito a questo incidente, Allen, che sarebbe il batterista praticamente, per capirci, e tutti quanti poi conosciamo questo gruppo anche per questo motivo, dovette subire l'amputazione del braccio sinistro e non poté più suonare come prima. Commossi e anche scioccati, i Leppard però non vollero tuttavia licenziarlo, e questa è una cosa che fa veramente onore, come spesso accade alle grandi rock band. E da quel momento il batterista strinse un patto con Simmons per la produzione di batterie elettroniche, e naturalmente comincerà anche a incrementare l'uso delle gambe, visto che il braccio sinistro non lo poteva più utilizzare essendo stato amputato, che svolsero gran parte del lavoro naturalmente che facevano le braccia. E infine il suo trionfante ritorno nel gruppo fu celebrato nel 1986 con il Monster Rock di Donington, in una delle esibizioni più memorabili del gruppo. È davvero strepitoso vedere come gli amici e i compagni di avventura, i soci, chiamiamoli come vogliamo, gli altri appunto dei Def Leppard, componenti e membri del gruppo, lo aspettarono per il grande ritorno, ed è appunto famoso lui per utilizzare queste batterie elettroniche utilizzando i piedi e facendo il lavoro che non può più fare con le braccia, in particolare con quello sinistro. E finalmente il 3 agosto del 1987 fu pubblicato il tanto album atteso Hysteria. L'album fu il primo ad ottenere un successo enorme nel Regno Unito, dove raggiunse istantaneamente la vetta delle classifiche. Negli Stati Uniti invece il successo fu relativamente basso, se naturalmente confrontato a quello precedente di Pearlmania, fino alla pubblicazione del singolo Pour Some Sugar On Me, che debuttò e alla seconda posizione arrivò subito in testa quindi delle classifiche anche lui. Il successivo singolo Love Bites fu pubblicato in ottobre del 1987 e fu il primo e l'unico fino ad oggi a sfondare la classifica ed approdare alla vetta, alla posizione numero uno veramente di Billboard, nell'arco di pochissimo. Nel 1989 invece fu la posizione numero 5 conquistata da Armageddon Hit. Bene cari amici, siamo giunti così alla... avete preso paura, è vero, perché sono partito così in quarta, scherzo. Siamo giunti così alla fine di questa 63esima puntata con un altro pezzo di storia dei mitici Def Leppard, altro gruppo a me caro, naturalmente io di loro ho tutti gli album comprati nel corso degli anni e tutti mi piacciono, veramente dal primo Through the Night, veramente carico, fino anche agli altri successivi che ho nominato in questa puntata. Quindi vi aspetto per la prossima puntata, la prossima settimana. Questa 63esima appunto va in onda dal lunedì 20, diciamo così, almeno dal lunedì, scherzo, 27 maggio 2013 alla domenica 2 giugno 2013. Vi ricordo sempre tutti i giorni su Saius Web Radio, in www.saiuswebnetwork.it, e la potete ascoltare a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12 e alle ore 18
sempre rigorosamente orari italiani, CET, Central European Time, e come tutte le nostre puntate, le precedenti puntate di The Rock Band History, ma non solo, anche qualsiasi rubrica, trasmissione e programma vada in onda su Sirius Web Network, quindi Sirius Web Radio, Sirius Web TV, sono sempre a disposizione nel nostro sito www.siriuswebnetwork.it in podcast o su YouTube, caricate sempre dal nostro grande e mitico Sirius, oppure naturalmente nella pagina Facebook, riportando i vari link naturalmente collegati tra le nostre pagine qui sul web, naturalmente pagina Facebook, sempre con il nome Sirius Web Network, e se vi piaciamo naturalmente cliccate mi piace, ci farà molto piacere avervi annoverato tra i nostri mi piace ed amici. Bene cari amici, vi aspetto per le prossime puntate, grazie ancora a tutti di cuore per seguirmi e per seguirci, e mi raccomando, be happy, be safe and don't let anybody put you and make you down as I do for myself. Grazie a tutti, alle prossime, ciao.